Quindi abbiamo detto che per fare diagnosi l'eco transrettale non serve, non serve l'attacco, non serve la risonanza. Adesso la risonanza, si stanno studiando forme particolari con bobine endorettali o con certe sostanze specifiche per il carcinoma della prostata, però ancora i dati che abbiamo non sono affidabili. Cioè anche il rapporto a un dato sospetto di risonanza magnetica, uno non può dire hai il carcinoma della prostata. Se io ti propongo un trattamento per carcinoma deve avere una risposta positiva sulla biopsia, se no non si può proporre nessun trattamento. Ecco, abbiamo parlato tanto di PSA. Il PSA è una proteina prodotta esclusivamente dalle cellule epiteliali della prostata, è una componente fondamentale del liquido seminale. Senza PSA il liquido seminale, cioè, si coagulerebbe, diventerebbe una massa solida e ucciderebbe, porterebbe alla morte degli spermatozoi. Quindi è fondamentale per la vitalità degli spermatozoi e perché il liquido seminale sia funzionale. Scusi, quante volte all'anno si potrebbe fare? Due volte? Una volta. Le ripeto, dipende dai valori che uno ha, dai fattori di rischio che ha per la malattia prostatica, perché poi questo ci sarà una diapositiva che lo dice. Se uno ha 50 anni e ha uno di PSA, sì, si può aspettare una certa età, dopo i 60-70 anni. Dopo, dipende dal valore che uno ha di PSA. Se uno ha 72 anni, ha uno di PSA o sotto uno, può non più farlo, perché sicuramente con quei valori non morirà mai di carcinoma della prostata. Cioè non c'è una regola fissa. Dipende dai fattori di rischio che il paziente ha e dal valore del PSA. Non si può dire tu fai ogni 6 mesi il PSA. Può darsi che in qualcuno serva farlo ogni 6 mesi, può darsi che in un altro si può aspettare anche 2 anni. Per questo è consigliabile andare dall'urologo e non fare il fai da te chiedendomi. Non ripeto perché. Dottore, in un campo di urologia, che come mai diversi dottori, cioè il PSA lo sono diversi l'uno dall'altro? Come? Il PSA, ogni urologo lo sono diversi da me, da un dall'altro. E diventa una matematica, uno dice 1 e 2, uno dice 5. E poi adesso queste li vedremo pure adesso, nelle prossime diapositive. Il cutoff, cioè il valore massimo normale di PSA, è in funzione dell'età. Cioè uno ha 50 anni che ha 4 di PSA è un PSA alto. Uno che ha 4 a 70 anni è un PSA normale. Quindi bisogna rapportarlo all'età. Bisogna rapportarlo poi al sistema di dosaggio del laboratorio e all'età del paziente. Comunque li vedremo. E quindi se viene da me, io ho fatto diagnosi di carcinoma della prostata con PSA di 3,5 e però il paziente aveva 48 anni e non era normale, gli abbiamo fatto la biopsia. Se viene da me, l'altro giorno è venuto uno di 76 anni che aveva fatto un PSA in un centro in cui davano come valore limite massimo 2, io gli ho scritto, questo aveva 3,7, il medico l'ha mandato da me per sapere se fare la biopsia. Dico no, assolutamente no, perché a 75 anni, anche se lì ha riportato 2 come valore massimo, 3,7 è considerato nella letteratura internazionale come un valore di normalità. Io non avevo segnali all'esplorazione rettale sospetti, gli ho dato l'Avodart e l'ho mandato a rivedere fra un anno. Ecco, qui dice quello che avevamo già detto. Il PSA è un marcatore di malattia generica prostatica, ma non è un marcatore di cancro prostatico. Ecco, vedete, questo che lei mi aveva anticipato, non c'è un valore massimo che indica la presenza di tumore. Qui sono riportati i valori di PSA e l'incidenza di tumore. Vedete che anche con valore di PSA sotto l'1 ci può essere un 16% di carcinoma della prostata. Ecco, la zona grigia, dubbia, sempre che ci crea problemi nel PSA è questo valore, tra 4 e 10. Per poter avere dei dati in più di diagnostica è stato messo a punto, perché poi il PSA non esiste in un'unica forma in circolo. Tutti ormai abbiamo esperienza di PSA totale e PSA libero.
si è visto che il PSA libero viene prodotto prevalentemente dalle cellule benigne, e quindi quando c'è questa zona grigia tra 4 e 10 è importante avere il valore di PSA libero e della divisa, del rapporto tra PSA libero e totale. Se questo rapporto è superiore al 20%, le probabilità di carcinoma sono minime. La regione Lombardia adesso ha emanato una normativa per cui tutti i laboratori, si deve scrivere, il medico deve scrivere PSA reflex, e poi i laboratori, quando vedono un valore tra 4 e 10, procedono automaticamente al dosaggio del PSA libero e del rapporto. Se il PSA totale è sotto i 4 non lo fanno, se è sopra i 10 non lo fanno perché non ha più senso fare il PSA libero. Ecco, questo è un altro marcatore di cui avete sentito parlare probabilmente, è il PCA3, che praticamente è il dosaggio di un gene, del gene 3 del cancro della prostata, che è presente nelle cellule tumorali carcinomatose della prostata, mentre è presente in concentrazioni più basse nelle cellule benigne. In realtà non è che ci ha risolto il problema e ci ha eliminato la necessità di ricorrere alla biopsia. Anche il dosaggio del PCA3, che prima sembrava dovesse rivoluzionare tutta la diagnostica del cancro della prostata, non ha mantenuto queste promesse. Adesso lo facciamo solamente nei casi in cui uno, come diceva prima la signora, ha fatto un PSA, PSA alto, ha fatto la biopsia negativa, ripete dopo 6 mesi, 1 anno il PSA è ancora alto, allora in questi casi si fa il dosaggio di questa sostanza. Per dosare questa sostanza bisogna fare un prelievo delle urine dopo massaggio prostatico, e se il PCA3 è sotto un valore soglia si può non fare la biopsia, se è sopra questo valore soglia la biopsia si può fare, però ancora questo non è ancora Vangelo, ecco, quindi non ci ha risolto molti problemi questo. Certamente che quando riusciremo a trovare, riusciranno, perché noi poi lo utilizzeremo praticamente, un marcatore più sensibile, più specifico, ci ridurranno l'indicazione a tante biopsie. La biopsia non è piacevole, qualcuno l'ha fatto di voi e lo può ripetere, sono 12 o 24 punture. Nel mio reparto ho imposto che quando facciamo quelle di saturazione li facciamo da ricoverare con un giorno di ricovero in sedazione, perché fare 25-30 buchi nel sedere non è piacevole. Se uno dorme 10 minuti non si accorge e noi poi la sera lo mandiamo a casa. Però l'80% delle biopsie è negativo. Quindi noi per trovare 20 tumori dobbiamo fare 100 biopsie. 80 si fanno per niente. Quando troviamo un marcatore che ci riduce l'indicazione a queste biopsie, è un grosso passo avanti per noi e anche per i pazienti che devono farlo. Volevo dare un'informazione pratica. Il PCA3, che lei non è questa cosa, costa 280 euro. Perché non lo dà il sistema sanitario? Solo nella regione Piemonte c'è un ospedale, che è l'ospedale di Passano, che sta continuando a finanziare. Qui io li mando al San Raffaele e a pagamento, tutto a pagamento. 280. Sì. Invece questo ospedale di Orbassano, provincia di Torino, che è la regione Piemonte, sta finanziando da 3 anni la ricerca sul PCA3, e costa comunque con un ticket e tutti i vari annessi 100 euro, però è sempre meno. Questo comunque lo valuta un urologo, se fa meno. Sì, però se lei pensa che uno deve andare a Sarona per passare. No, lo dico per dire, non viene a fare un quinto 100 euro. Sì, che non è stato riconosciuto ancora. Sì, sì. Come pure l'altro discorso che potremmo fare qui, è quando si parlerà di chirurgia, delle complicanze della chirurgia, è che la prostatectomia radicale e spesso la radioterapia dà disfunzione erettile, e in questi casi si fa poi una farmacoprotesi, cioè si ha la prescrizione dei farmaci, e in Lombardia questi farmaci sono tutti a carico del paziente. Cioè io non dico di darli a quello che vuole farle per esibizione, però in certe situazioni il paraplegico, la prostatectomia radicale, il diabetico, non sono farmaci
volontari, possono allora, essere ascolti, farmaci. Dottore, io su questo sono ferratissimo, perché l'associazione sì, sì. Devo fare un po' di... Sì, 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 ma io appunto volevo parlare con... Esiste la nota 75... Ancora in Regione Lombardia non è stata... No, no, è a livello nazionale. No, 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 a livello nazionale. Aspetta, fammi finire, do l'informazione come segreteria dell'associazione. Siamo entrati in contatto con l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha aggiunto ufficialmente questa cosa nella gazzetta ufficiale della nota 75. Però ecco. Il problema è che è stato passato solo il Cargajet da 10 mg a tutti, in tutta Italia, a tutti i pazienti prostatecionizzati che sono stati aggiunti solo quella farmacoprotesi iniettiva ai medullolesi, perché gli altri farmaci che erano indicati, se voi cercate su internet nota 75, trovate la gazzetta ufficiale che prevede l'alprogastil, tutti i farmaci che sono conosciuti come Viagra, Cialis, sì, sì, sì. Levitra, che loro magari non sanno la molecola, in realtà l'accordo non è stato ancora raggiunto. Sono tutte cose che noi mortali non sappiamo, perché vediamo questa nota e diciamo ma come mai? Allora l'accordo sì, sì. Con le case farmaceutiche non è stato raggiunto. Quindi il farmaco si paga ancora a livello nazionale, però l'intenzione sì, sì. Del Ministero è quello di passare di concederlo. A chi ha avuto il tumore della prostata. Attualmente purtroppo c'è solo questa iniezione del Cavergente. E solo le 10 mg che viene prescritta quindi in tre regioni dal medico di famiglia, sì, sì. In altre pretendono il piano terapeutico. Però io sapevo che i farmaci tipo Viagra, Levitra non erano ancora... Sono mentre teoricamente sì lo so perché ce l'hanno detto i rappresentanti dei farmaci, però dice ancora non li danno perché in realtà non hanno raggiunto l'accordo. Non hanno raggiunto l'accordo. Mentre però so che in Veneto e in Toscana li danno già. Sì, sì. Già da anni se lo passano. Bisognerebbe avere degli amici in Toscana. Ecco, questi sono dei dati di incidenza in rapporto all'età, vedete che l'80% degli uomini dopo gli 80 anni ha il carcinoma della prostata, però questi, la maggior parte, almeno il 70% di questi qui sono di quelli che hanno un decorso lento e che non creano problemi di sopravvivenza. Ecco, queste sono delle immagini, hanno diversa, abbiamo detto, diversa aggressività biologica e tumore con basso rischio di divenire sintomatici nel corso della vita, non aggressivo, a lentissima evoluzione e non mortale. Ecco, questo invece è il tumore aggressivo, quello che poi dopo dà problemi di progressione e quello che può creare grossi problemi per il paziente. E questo si capisce dal Gleason, noi abbiamo messo una tabella di adesso abbiamo i criteri di valutazione, sì, per stabilire. Sono le stesse cose che sta dicendo il dottore. Il cancro del tumore indolente, confinato alla prostata, e cos'è il Gleason score? Cioè, abbiamo detto che non sono tutti uguali. Chi li studia dal punto di vista anatomopatologico osserva i caratteri delle cellule e dà un punteggio. Se questo punteggio è fino a 6, si considera di basso grado di malignità. Se da sopra i 6, si considera di alto grado di malignità. Quindi il tumore indolente è quello che è confinato alla prostata, che ha un Gleason score inferiore a 6, che ha un PSA inferiore a 10 nanogrammi. In questo caso si può fare quello che abbiamo chiamato prima sorveglianza. Cioè non si opera, non si irradia, non si danno terapie ormonali, si fa la sorveglianza attiva. La sorveglianza attiva significa controllare il PSA, ripetere le biopsie, si studia il tempo di progressione del PSA, si studia il Gleason di ripetute biopsie, la quantità di tumore presente nei campioni delle biopsie e in base a questo si decide se mantenerli nel gruppo di sorveglianza o se passare al trattamento. Invece i tumori con tumori aggressivi cercano a uscire fuori dalla ghiandola prostatica invadendo le vescicole seminali e il tessuto circostante, hanno un Gleason score superiore a 7, hanno un PSA che può essere superiore a 20 e in questi casi si tratta poi di scegliere il tipo di trattamento che va dalla chirurgia a quello che si
si pensa possa essere radicale come la chirurgia alla ormoni o alla chemioterapia. Perché non trattare tutti i tumori della prostata con gli ormoni e, no, e invece proporre la chirurgia? Perché gli ormoni innanzitutto sono delle sostanze che bloccano il testosterone a livello, cioè bloccano la produzione di testosterone e quindi hanno effetti collaterali, l'impotenza, la perdita della libido. La crescita del seno. Sì, tutto là. Coinvolgere, cioè il blocco dell'azione del testosterone su tutto l'organismo, quindi astenia, ipotrofia muscolare, hanno effetti collaterali importanti, ma soprattutto il problema è che dopo un certo numero di anni interviene quello che si chiama ormonoresistenza, cioè nel tumore si selezionano delle popolazioni che non rispondono agli ormoni, quei ceppi che abbiamo detto aggressivi che certi cibi bloccano la crescita. Quando si selezionano quelle popolazioni, ormai il tumore esce fuori da ogni possibilità di trattamento e non si ha più possibilità di cura. Per questo l'ormonoterapia in uno giovane non si propone mai. Ecco, queste sono le varie possibilità di curare la prostata, il tumore della prostata. La sorveglianza attiva, la chirurgia, la radioterapia e gli ormoni. Ecco, questo la sorveglianza attiva, abbiamo detto, si può definire trattamento conservativo del carcinoma prostatico. È un bel problema, guarda che... Sapere di avere un tumore, non far niente... Tanto è vero che nel gruppo dei sorvegliati, oltre all'urologo, spesso l'oncologo, c'è anche uno psicologo. Perché? C'è lo psicologo, perché dire a un paziente: hai un carcinoma, non facciamo niente, aspettiamo, ti ripeto la biopsia dopo sei mesi, se poi, cioè psicologicamente è un impatto non da poco. Sinceramente, quando lo proponiamo noi, non tutti lo accettano, molti preferiscono un trattamento radicale con i rischi che la chirurgia può dare di incontinenza e di disfunzione erettile a questo trattamento di sorveglianza attiva, che se funziona non dà nessun impatto sulla... Sì, però ecco, psicologicamente non credo che non dà impatto. Nei gruppi dei medici che controllano il gruppo dei sorvegliati c'è sempre lo psicologo. Certo. Ma dura 4-5 anni la sorveglianza o no, o è infinita? Se va bene, se lei si trova in uno di quei tumori che non progrediscono, va avanti per anni. Che però poi... deve essere ripetiamo. Ecco, qui quali sono, cioè quando farla la sorveglianza attiva? Quando il cancro è localizzato alla prostata. Noi abbiamo dei criteri di classificazione, parliamo di T1, T2, T3, T4, sicuramente la sorveglianza sui T3 e T4 non va fatta, lì si propone il trattamento, va fatta nei T1 e nei il T1A, il T1B e il T2, quando il tumore è confinato all'interno della ghiandola prostatica che non raggiunge nemmeno la capsula esterna, perché se raggiunge la capsula esterna è già un T3, quindi il T3 non va fatta la sorveglianza attiva. Quando il PSA è inferiore a 10, e questi sono dei segni prognostici favorevoli. Quando abbiamo detto il grado di malignità è basso, è inferiore a 6, quando su 12 biopsie non c'è presente tumore in tutti i 12 prelievi, perché ecco, dipende dal numero di carote in cui è presente il tumore. A volte ci troviamo di fronte a biopsie con 12 prelievi in cui c'è presente un microfocolaio di carcinoma. Lì, se il PSA è sotto i 10, se il Gleason score è sotto i 6 e c'è solo un microfocolaio in 12 prelievi, lì la sorveglianza può essere consigliata con sicurezza. Invece il Gleason score 6, io per esempio avevo un 3+3, la stessa cosa. Sì, il 6 si riferisce alla somma dei due numeri, perché i due numeri denotano la cellula
più buona e la cellula più cattiva. Dopodiché si fa la somma fra queste due cellule e la somma di questi due numeri deve essere inferiore a 6. Però adesso lui sta facendo la domanda, perché molti pazienti che sono stati operati magari 5 anni fa adesso dicono, però io sono sopra base, cioè, purtroppo allora 5 anni fa la sorveglianza attiva è un gruppo che è stato fatto da 2-3 anni. Prima si faceva l'astensione, però poi si è visto che c'era prima, negli anni 90 si faceva un gruppo in cui non si trattava il tumore, però si è visto dopo che la mortalità in questo gruppo era superiore alla mortalità di tutti gli altri gruppi, per cui questo comportamento di non chirurgia, però allora non si ripeteva la biopsia, non si ripeteva, cioè si diceva tu visto che hai questi caratteri favorevoli non fai più niente e si lasciava lì. E la mortalità in questo gruppo poi era stata più alta rispetto a tutti gli altri. Gli effetti sono pochi mesi, con una linea vera terapia. La sorveglianza no, da 2-3 anni. Sì, no, come terapia riconosciuta a livello europeo, come terapia, non come protocollo. Sì, sì, noi la facciamo da 3 anni. Sì, all'Istituto dei Tumori hanno già, da più di... Ecco, questa è la prostatectomia radicale, che prevede l'asportazione completa della prostata, quindi questa è la vescica, tutto questo blocco va tirato via e poi la vescica va congiunta all'uretra qui sotto con l'eliminazione di questo. Di solito si associa anche la linfa dell'erectomia, si tirano via tutti i linfonodi liaci, i satelliti della prostata, e questo permette di stadiare meglio la malattia, sapere se è uscito o no dalla prostata, e permette anche, se c'è un microfocolaio in un linfonodo, di avere una guarigione anche in caso di microfocolaio. Ecco, qui è la bilancia. Sicuramente la prostatectomia radicale favorisce la guarigione oncologica, però condiziona sicuramente la qualità di vita. Adesso, quali sono i problemi che la prostatectomia radicale dà? L'incontinenza, che ha un'incidenza del 6-7%, quindi non è un'incidenza elevatissima, e la disfunzione erettile, che però è molto più elevata, ha un 60-70% di incidenza. Non condiziona assolutamente la libido, questo è peggio perché uno ha il desiderio sessuale, però non ha l'erezione. Adesso sono state, non adesso, da un po' di tempo che si propone la prostatectomia radicale nerve sparing, cioè col risparmio dei fasci nervosi, di questi fasci nervosi che sono i nervi dell'erezione. Per cui quando si riesce a praticare la nerve sparing, col risparmio di questi nervi, le probabilità che poi si ha un recupero dell'erezione sono maggiori rispetto alla prostatectomia radicale extraponeurotica. E questo poi, ecco, dà un miglioramento, un impatto pari sulla possibilità di guarigione e sulla qualità di vita. Però bisogna stare attenti di non rischiare la guarigione oncologica per l'erezione, perché a volte per lasciare il fascio si lasciano dei margini positivi e dopo si ha ripresa di malattia. Per cui anche qui, quando si sceglie di fare una prostatectomia radicale nerve sparing spinta, bisogna avere dei criteri molto precisi, cioè un PSA sotto i 10, un Gleason non alto, e soprattutto cioè non deve avere su 12 carote di tessuto prostatico la biopsia più di 6-7 carote con tumore, perché diversamente il rischio di lasciare dei margini positivi è molto molto elevato. Ecco, queste sono le complicanze più frequenti della chirurgia radicale. Ecco, l'incidenza di morti, nella nostra esperienza, noi facciamo 70-90 prostatectomie radicali all'anno, per fortuna non ne abbiamo mai avute. Ci possono essere, è un intervento in cui si può avere del sanguinamento importante, questo in parte legato all'anatomia, in parte anche all'esperienza del chirurgo, perché avendo esperienza questi sanguinamenti si riducono. Si può avere la perforazione del retto perché la prostata è a contatto col retto. Se è una prostata, un carcinoma della prostata molto esteso,
nel separare la prostata dal retto si può lacerare, però l'importante è che uno lo veda subito e lo ripari. Il problema è se non si accorge. Poi queste sono problematiche legate a tutta la chirurgia, la trombosi venosa, l'embolia. Ecco. Quello che invece sicuramente poi hanno un'incidenza maggiore sono l'incontinenza. L'incontinenza può andare da quella leggera, da stress alla incontinenza, alla incontinenza completa. Anche l'incontinenza, le probabilità di insorgenza sono legate spesso all'estensione della malattia. Ci sono delle malattie prostatiche diffuse in cui la radicalità deve essere massima e lì non si può badare tanto al mantenimento della continenza perché c'è il rischio di lasciare tumore. Ma sto finendo, sto finendo. Ecco, poi ci abbiamo detto l'impotenza e tutte le stenosi uretrali. Ecco, queste sono le alternative che diceva lui, la robotica e la laparoscopica rispetto alla open. Ecco, i vantaggi che vengono riportati sulla robotica sono la minore invasività, quindi una minore degenza in ospedale rispetto alla open. Però adesso sono usciti fuori dei lavori in cui si è visto, probabilmente perché ancora non c'è una grossa esperienza, che la incidenza di recidive locale nella robotica e nella laparoscopica è più alta rispetto alla open. E l'altro problema della robotica sono i costi. Un robot costa 2 milioni o 3 milioni di euro, ogni anno richiede una manutenzione di un 300 mila euro e ogni intervento costa 7 mila euro. Per ridurre i costi viene calcolato che un centro con un robot dovrebbe fare almeno 300 prostatectomie radicali all'anno. Lo ripeto, io te l'ho detto prima di che si cominciava la conferenza, il professor Rocco. Lui, no, il papà, lui tutti i giorni fa questi interventi. Sì, guardi che... Questo voglio rispondere. No, i centri che fanno 300 prostatectomie radicali in Italia sono due, uno a Milano, San Raffaele e uno a Roma. Guardi che la regione Lombardia ha più robot la regione Lombardia che tutta la Germania. Però questo ha portato dei costi elevatissimi nella chirurgia robotica del carcinoma della prostata. I vantaggi possono essere sulla minore invasività, però adesso l'American Journal of Urology di 3 mesi fa ha pubblicato uno studio, non so se l'era, con un'incidenza maggiore di recidive locali nella robotica rispetto alla open. La open, se fatta bene, in quarta, quinta giornata, però devono andare a casa col catetere. Io a tutti i miei pazienti lo propongo, nessuno vuole andare a casa col catetere. E io non li obbligo ad andare a casa col catetere. Il robot è più comodo del chirurgo qualora in qualità. Ma il robot, le ripeto, il robot può essere una soluzione, in questo momento non dà i vantaggi oncologici della open ancora. Esatto. Può darsi che fra 3-4 anni sostituisca, però il robot, i costi del robot in questo momento non sono sostenibili per un ospedale, un'azienda ospedaliera tipo quella di Busto Arsizio, per cui ci possono essere dei centri di riferimento a cui far riferimento, però in questo momento non è il trattamento da proporre. Noi alle 11 dobbiamo chiudere, però ci buttano fuori. Ecco, questa è la radioterapia, mi dispiace, sono andato oltre i limiti. È stato molto interessante. No, io riguardo, dottore, la radioterapia, quando uno ha finito la radioterapia, ho fatto la radicale, e ho fatto la radioterapia e il PSA va 0036, cosa è successo? 0036 sono valori bassissimi, sì. Lei è sotto
il perché è successo e cosa succede? Bisogna valutare com'è l'andamento, perché se resta così per 10 anni non c'è problema. Se fra 3 mesi, anziché essere 0,036, comincia ad essere 0,3, poi 0,8, poi 1, ha un altro significato. Se invece per 10 anni, per 2 anni, un anno è 0,036, non ha nessun significato. Grazie dottore. No, dico non grazie, grazie per questa risposta. Andiamo avanti. Ecco, questa è la radioterapia, è un trattamento radicale del carcinoma della prostata. In molti centri dove la fanno, i radioterapisti riportano risultati analoghi a quelli della chirurgia. Può essere la radioterapia esterna e la brachiterapia. La brachiterapia consiste nell'infissione sotto guida tachere ed ecografica di aghi nella prostata con sostanze radioattive che la bruciano. La brachiterapia ha pure degli effetti collaterali tipo perforazioni e infiammazioni e non è assolutamente innocua come la propongono. A volte crea problemi di cistiti, di infiammazione all'intestino molto importanti. Ecco, così è la diagnosi precoce. Non è una prevenzione primaria, è arrivare prima possibile alla diagnosi di tumore, perché questa diagnosi precoce migliora i risultati. Lo scopo della diagnosi precoce è la riduzione della mortalità per carcinoma prostatico e il miglioramento della qualità di vita. E qui forse ripeto, lo screening della prostata, questo l'avevamo già detto, non serve, in questo momento non viene praticato, perché lo screening non ha portato ad una riduzione di mortalità per la prostata, quindi non si fa. Lo screening quando farlo, cioè la visita, abbiamo detto, quando andare dal medico, dall'urologo, soggetto a partire dai 50 anni, prima, forse anche qualche anno prima. Quando nei soggetti a rischio per familiarità a 40 anni, i successivi controlli in base al PSA di base. Se il PSA è inferiore a 1, prossimo controllo dopo 8 anni. Se intorno a 2, dopo 2 anni. Se superiore a 2, meno di 2 anni. Se il paziente ha più di 75 con un PSA inferiore a 3 nanogrammi al millilitro, non è necessario un ulteriore dosaggio, dato che non morirà mai per tumore alla prostata, perché abbiamo detto che la biologia del tumore alla prostata in questi casi è estremamente favorevole. Ecco, abbiamo, da quello che abbiamo detto prima, è l'esplorazione rettale è fondamentale per la diagnosi, per dire che la prostata è normale, che è prostatite, che è adenoma e che è carcinoma. È un esame forse ancora basilare per la diagnostica di tutte le malattie prostatiche. Questo è il messaggio che vi voglio lasciare. Grazie. Grazie. Grazie mille. Chiedo scusa, forse sono andato a sforato. Aspettate, perché non abbiamo finito. Scusate, potete sedervi ancora un attimo? Volevamo chiamare il nostro vicepresidente un minuto. Sì, in chiusura, no, senza parlare, solo per farlo vedere. Poi noi dobbiamo tornare a Milano, quindi è il nostro stimolatore. È il nostro vicepresidente, gli vogliamo molto bene, un napoletano installatosi a Saronno non so quanti anni fa, paziente, che ne ha passati di tutti i colori. Volevamo presentarlo, si chiama Rino De Cristofaro, abita a Saronno e ha inventato lui il tema delle conferenze. Il delegato è un amico. Abitante a Saronno dal 1976. Ecco, aspettate, non andate via, perché dobbiamo comunicare qualcosa di importante per la nostra associazione. L'architetto Clerici è il delegato di Saronno a cui vi potete rivolgere, che vi dice due cose di saluto. Ecco. Niente, io ringrazio ancora tutti. Ringraziate il dottor Fonte, che ha fatto una relazione veramente molto. Sono stato con ma è un argomento interessante. Grazie ancora a tutti, e grazie ancora all'Acqui e al signor Villa, che stasera ci ha fatto da sostenitore per aver aperto la sala. Associatevi, grazie, prego.